dammi, Signore, conoscimento, che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. È un giorno particolarissimo, fratelli e sorelle, in questa novena di preparazione alla solennità di San Pio da Pietrelcina. Un giorno particolare perché possiamo contemplare, o almeno le persone che lo hanno incontrato, ma ancora oggi noi abbiamo davanti agli occhi l'immagine stampata di Gesù crocifisso, l'immagine che il Serafino, che questo personaggio misterioso ha impresso nelle mani, nei piedi, nel costato di San Pio. Oggi, l'anniversario della stigmatizzazione di Padre Pio, e vogliamo partire proprio da quello che Gesù ci ricorda, quello che ha detto ai Suoi, proprio nel momento in cui Pietro dice: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Riconosce in Gesù la realtà di Dio. Ecco, Gesù dice: chi vuole venire dietro a me prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Prendere la croce quotidiana, le varie situazioni di difficoltà che noi possiamo incontrare e dare un grande significato, una grande forza a queste sofferenze umane, a queste sofferenze che la nostra natura umana ci fa incontrare. Immettere nelle cose umane, nelle cose naturali, la potenza di Dio, partecipare alla sofferenza di Gesù, alla sua passione, alla sua morte per redimere il mondo. Ecco, Gesù ci invita a portare la nostra croce, qualche cosa che ci viene messo addosso, qualche cosa che noi incontriamo. E ci invita a seguirlo, ad essere con Lui. Questa esperienza, fratelli e sorelle, è nei Santi, forse, ecco, possiamo pensare che è un po' diversa, come in Padre Pio, come nel Padre San Francesco, come in Santa Veronica Giuliani, come in altri Santi, che hanno condiviso nel proprio cuore, nel proprio animo e anche nel proprio corpo le sofferenze di Gesù. Quando andiamo nella vecchia cripta del santuario Santa Maria delle Grazie, possiamo rileggere le parole che Paolo VI, pochi mesi dopo la morte di Padre Pio, diceva ai frati cappuccini: vedete Padre Pio, una clientela mondiale è andata da lui perché era un frate che pregava, era un frate che confessava dalla mattina alla sera ed è difficile a dirsi immagine stampata delle stigmate del Signore. I Santi, ecco, dicevo, si vogliono configurare completamente, profondamente a Gesù. E il dono da parte di Dio anche di questi segni che possono essere esterni, che possono essere invisibili, che possono essere anche di diversa natura, ma sono tutti segni che mostrano questa configurazione con il Signore.
Allora oggi che noi celebriamo il ricordo di quel momento che ha cambiato, io penso, la vita di Padre Pio, non tanto il rapporto con il Signore perché è stato sempre in unione, in comunione totale con il Signore, ma ha cambiato la sua vita in rapporto ai fratelli, in rapporto alle migliaia di persone che si sono incontrate con lui e in lui hanno visto veramente l'immagine di Gesù, e di Gesù misericordioso, e di Gesù che si fa prossimo, che si fa vicino alle esigenze, ai bisogni, alle sofferenze e anche alle gioie di ognuno di noi. Vogliamo guardare a Padre Pio, affidarci alla sua preghiera, perché anche noi mai vogliamo portare la nostra croce con forza, con ribellione, con difficoltà. Non ci servirebbe a niente, ma vogliamo, seguendo il suo esempio, essere in comunione totale con lui, perché anche la nostra sofferenza, piccola o grande che sia, come ci ricorda Padre Pio nello scritto che è qui all'ingresso di questa chiesa inferiore, proprio con la grazia di Dio, questa creta, questo fango, diventi oro purissimo che risplende nella reggia del Monarca del Cielo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?» Essi risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà». Da una lettera di Padre Pio a Padre Benedetto. Mi vidi dinanzi un misterioso personaggio che aveva le mani ed i piedi ed il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente, quasi tutti i giorni. O glorioso San Pio, rappresentante stampato delle stigmate di nostro Signore, aiuta anche noi a conformarci, mediante le prove quotidiane, a Cristo povero e crocifisso. Immagine di Cristo,
segnato del suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa. Gesù trasfigurato, amore crocifisso, mi stigma te ti segna, splendore alla tua vita, al Padre che ci ama, domanda che ci invii, il tuo onore splendente, l'amore suo divino. Immagine di Cristo, segnato del suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa. Immagine di Cristo, segnato del suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio, e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per la sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo Gesù, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.